Hola amigos, io sono Mr. Multispiego e sto felice di tenerte qui. Alla fine del video non mancare di vedere una piccola e simpatica sorpresa. La passerina cinguettato che al grande fratello VIP tra storie d'amore che nascono, altre che finiscono, discussioni sempre più accese, polemiche, intrighi, battute divertenti e grandi emozioni. E poi ci sono le nomination. Chi vuoi salvare? E ora sigla. Ciao ciao. Ecco il risultato del televoto del 23/01/2023. Nikita Pelizzon 34,5%. Sofia Jaele Dedona 23,4%. Alberto De Pisis 15,08%. George Chupilan 12,7%. Sara Altobello 11,14%. Vilma Goic 2,5%. Il Pippone a dover lasciare la casa del grande fratello per sempre e Vilma dice Alfonso Signorini leggendo il risultato definitivo del televoto già mi sentivo a casa e ringrazio il GFV perché ho ritrovato me stessa risponde subito la cantante reagendo al risultato e alla volontà del pubblico. Il risultato delle nomination il primo sarà immune e l'ultimo verrà eliminato per sempre dalla casa più spiata d'Italia. Questo è il risultato ad oggi della classifica. Nikita Pelizzon 65,11%. Oriana Marzoli 33,33%. Giorgio Pilan 5,56%. Ti piace questa classifica? Scrivimi nei commenti un tuo pensiero. Hola tenemos dos vidas, la seconda comienza quando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Abbiamo due vite, la seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Hola. Amiga o amico sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio. Non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, un saluto da Mr. Multispiego e ora pubblicità che fa pensare. Ricordati di mettere un like e ballare un flamenco solo per te. Hola amigos. Amici, vi racconto una barzelletta. Scrivetene nei commenti una vostra e noi la pubblichiamo. Due amici si incontrano alla fine dell'estate e uno chiede all'altro: ciao, dove sei stato in vacanza? L'altro risponde: sono stato in Spagna. E il primo: bella la Spagna, vorrei poterci andare anche io. E le iberiche come sono? E l'amico, un po' perplesso, risponde: le iberiche? Beh, sai, accidenti, si è fatto tardi, devo scappare. Appena a casa, l'uomo cerca su internet il significato della parola iberiche e appena scopre che sono le ragazze spagnole, si rammarica per non aver potuto vantarsi con l'amico delle sue avventure. L'anno successivo,
Stesso periodo, stesso incontro e stesse domande. Dove sei stato quest'anno in vacanza? E l'amico? In Grecia. E il primo? Bella la Grecia. E dimmi, come sono le elleniche? L'amico risponde. Le elleniche? Beh, sai, se è fatto tardi devo andare. Il ragazzo torna a casa e cerca su internet la parola elleniche, scoprendo che l'amico si stesse riferendo alle ragazze greche e che aveva fatto un'altra figuraccia come l'anno precedente. Il terzo anno, stesso periodo, stesse domande. Ciao, dove sei stato in vacanza? E l'amico, quest'anno sono stato in Egitto. E il primo, bello l'Egitto. E dimmi, come sono le piramidi? E il ragazzo gli risponde, beh, le piramidi, sapessi, sono proprio dei gran pezzi di gnocchia. Ciao ciao. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri favolosi video? Clicca sul filmato scelto. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella e lasciare un like e commentare. Cercaci anche negli altri social Chiacchiere in TV. Per noi è importante e ci ripaga per il lavoro svolto. Un buon cammino nella vita.